Aspetti, dove? Sì, l'ambulanza è partita dalla Pescara, signora, quindi è tempo di arrivare. Sono tante le richieste che giungono alla centrale operativa del 118 Chieti-Pescara a causa del caldo, principalmente per malori e collassi. La dottoressa Donatella Galante ci spiega come il lavoro degli operatori del 118 sia incessante. Il caldo sta creando problemi non solo agli anziani, ma anche ai più giovani. Gli ultimi interventi sono tutti legati a patologie diciamo, che si aggravano con condizioni climatiche come adesso negative, soprattutto gli anziani si trovano a volte in case eh, non arieggiate, assenza di condizionatori. E quindi i malori che vediamo più spesso sono eh, collassi da calore o anche per esempio episodi di ischemia transitoria cerebrale. Ma vediamo malori anche nelle persone più giovani legate proprio a queste condizioni diciamo, esterne che sono decisamente avverse in questo periodo. Non posso non chiederle consigli utili per affrontare il caldo? Allora, Consigli utili sono le abitazioni arieggiate, quindi disporre climatizzatori soprattutto laddove vivono persone anziane che già hanno difficoltà per gli scambi termici essendo appunto anche problemi legati, legati all'età, quindi patologie preesistenti. Ma anche per i giovani è consigliabile, come dicono da anni anche sulle famose... 4 e canale 5, non uscire nelle ore più calde a meno che non sia necessario, bere, quindi idratarsi, bere liquidi e cercare di non esporsi al sole, anche al mare nelle ore diciamo, più calde, soprattutto in questi giorni in cui abbiamo questo clima torrido. Anche il cibo e i vestiti poi fanno la loro parte. E certamente, ma molto meno. Insomma, è chiaro che non bisogna appesantirsi, non bisogna mangiare eh, cibi di difficile digestione, questo sì. L'abbigliamento chiaramente deve essere adatto alle temperature esterne, ma insomma, la gente almeno per questo diciamo, si veste in maniera adeguata di solito. E dunque continuerete, voi siete sempre pronti per qualsiasi tipo di intervento? Noi siamo sempre pronti, speriamo di resistere noi stessi perché uscire sull'ambulanza alle 3, alle 4 di pomeriggio a Chietiscalo con 40 gradi è oggettivamente difficile anche per noi, però cerchiamo di essere sempre pronti e di intervenire laddove è necessario nel minor tempo possibile.